Last Minute è un modo per cercare di rilanciare ancora una volta il settore orafo, fondamentale per l'economia della nostra città e della nostra regione. Sì, sicuramente allo stato attuale è tuttora la colonna portante della nostra economia. Chiaramente questa è una strada nuova, una strada che noi esploriamo per la prima volta nel nostro territorio, però credo che sia un messaggio importante che non ci arrendiamo e soprattutto il fatto che abbiamo una fiera che comunque, grazie anche al fatto che è relativamente più piccola rispetto a Vicenza, però riesce a essere molto più flessibile e a dare dei prodotti nuovi. Sì, questo è un tentativo di rilanciare per quanto possibile anche la produttività, cioè è un tentativo di dare la possibilità alle aziende ma anche ai compratori di avere subito merce pronta anche in vista delle festività natalizie. È chiaro che è abbiamo tutti detto, un tentativo, è la prima edizione. Le stiamo provando davvero tutte, il momento è particolarmente difficile, con questa ulteriore iniziativa vogliamo sostenere il comparto orafo nell'intero corso dell'anno, quindi è nata proprio con questa idea. Questa è un'idea nuova, un prodotto pronto, 60 buyer, 60 espositori per i buyer un po' specializzati, si cerca anche di fare un po' di selezione anche per la qualità. Sì, abbiamo fatto una preselezione proprio per la qualità, quindi per portare persone fidate da tutti i punti di vista qui ad Arezzo Fiere Congressi.